Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Honor Red. Come vedete oggi siamo con un nuovo gioco, ovvero Infection Free Zone. Un gioco che è uscito da pochissimo, l'11 aprile. Un gioco che comunque già avevo messo occhio e finalmente è uscito. E la cosa più figa e interessante è il fatto che tu, quando giochi una parte del mondo, tra virgolette, reale, nel senso che tu scegli una zona. Gli adatta la zona che tu hai scelto della vita reale, una mappa per esempio dove abito io, Pordenone, e l'adatta per il gioco ovviamente, in questo caso non può fare copia degli edifici in modo perfetto, che giustamente anche ha dei limiti questa cosa, e posso dire, io l'ho testato già un po' il gioco, l'ho provato e posso dirvi ragazzi che quasi quasi sicuramente ci siamo, ci siamo. Io direi assolutamente di iniziare la partita. E di farlo in un posto dove io vivevo, che sicuramente sarà divertente e strana la cosa da vedere, ovvero dove abito io, che sarebbe dove abitavo, Scampia, Napoli. Ok, quindi già vi parto con qualcosa di interessante, abbastanza interessante. Allora, l'area di partenza io sceglierei assolutamente magari questa qui, perfetto, oppure no, forse è meglio qui. Scegliamo quest'area di partenza, oppure forse qui è meglio. Oddio, non so effettivamente. Ok, preferisco tutta quest'area, perfetto, iniziamo da qui, dai. Iniziamo da qui. Iniziamo da qui o qui? Non lo so, vabbè, dai, iniziamo qui. Visto che è questa zona iniziale, ovviamente lasciamo tutto di base. Lascerei anche i 20 del tutorial, così anche voi capite un po' come funziona il gioco, come funziona tutto il resto. In caso dovrei cambiare all'improvviso la postazione della webcam, per ovvi motivi, perché non so effettivamente dove sta meglio o peggio in questo gioco. Intanto startiamo e vi mostro questo gioco che... Parto dal presupposto, io l'ho testato, l'ho giocato, ha ancora dei problemi, ovviamente in beta, in accesso anticipato, tutto il bene del mondo, però diciamo la cosa fondamentale non funziona abbastanza bene, che sarebbe l'IA, e vi assicuro è troppo lenta rispetto agli eventi che creano, c'è un po' di problemi che adesso giocando sicuramente li noterete anche voi da soli. Troppo lenta l'IA, però sono troppo veloci le giornate, un po' strana come cosa. La storia qua, vabbè, faccio un po' recap, anzi ve la lascio vedere, assolutamente sto zitto. Desperate people were just as dangerous as the virus itself. Even our loved ones could become a threat. The infection spread quickly throughout the entire globe. Every region, every country, every city. Drastic measures were taken to get rid of the infected, but they all failed. The last chance for those who seemed immune was to hide in underground shelters. Ones that we improvised in garages and basements, loaded with food, water, and air filtration systems. These were the places where we survived, sealed from the outside. For so long, we waited for any signal, any info that a cure had been found, that the situation stabilized. Instead, we listened as the world grew quiet. Our resources were becoming depleted. Life support systems were failing. And just as we were losing all hope, we received a distant call. This was the impulse we needed. There were others out there. We could come back to the surface. No more hiding. From the ruins of the old world, we will build our new home.
Insomma, in sé il gioco sembra molto carino, vi faccio vedere un po' le strutture, un po' tutto. Allora, vi dico già una cosa importante. Ovviamente tipo le stazioni, ad esempio, io che ho vissuto qui lo so, qui c'era una stazione, è un'autostrada, guardate come l'ha copiata, un po' tutto piatto e se vedete non c'è più... Ah no, la ferrovia c'è, l'hanno lasciata, ok. La ferrovia viene lasciata, solo che non si capisce ovviamente bene. Ma le autostrade, ponti, eccetera, vengono praticamente schiacciate, come vedete, guardate. È stata letteralmente schiacciata, sarebbe un ponte. Però vabbè, questa non è una cosa che noi andiamo a vedere. E questi sono i palazzi, eccetera. Io abitavo in questo palazzo. Vi assicuro che la forma è esattamente uguale. È ovvio che non era così la struttura, non avevamo questa roba sopra. Era tutto diverso, ma, ripeto, il gioco adatta a quello che abbiamo nelle vicinanze. Ad esempio... Qua dove sono c'era una scuola, questa dovrebbe essere una scuola, ma non viene contata come scuola, come vedete, ma viene contata come un edificio diverso. Allora, intanto dobbiamo scegliere dove iniziare, che zona iniziare. Io preferirei proprio casa mia. No, non hai problemi con questa mappa, no, non credo ci siano problemi. Allora, io direi... Ho testato già una partita in quest'area, mi è stato abbastanza divertente, anche se ho perso male perché ho fatto delle scelte un po' sbagliate. Infatti adesso cercherò di fare del mio meglio per non perdere subito. Intanto sceglierei proprio casa mia come quartier generale. E voilà, e abbiamo fatto. Allora, la webcam devo un po' salirla, giusto un po'. Così non dovrebbe dare fastidio tecnicamente. Ok, ora ci darà degli obiettivi. Metto pausa così vi spiego. Ci darà gli obiettivi, spiega come funziona il gioco. Attiva la vista, questa qua è importante. Io l'ho tenuta dall'inizio attivo perché ti fa capire effettivamente dove si trovano tutte le risorse e fa capire quali tipi di risorse. Poi in caso ve le spiego pian piano mentre giochiamo, vedete ci sono già dei segnalini diversi. Punto interrogativo sta che può esserci un po' di tutto. Allora, intanto noi cosa facciamo? Andiamo sulle piccole strutture e la prima cosa che facciamo è qui è la raccolta dei materiali e consiglio assolutamente di prendere tutto il legno che trovate, è la cosa più fondamentale in questo gioco, ve lo assicuro tantissimo. Prendete tutto il legno che esiste in questo gioco. Vi conviene tantissimo prendere tanto legno. Allora, ho visto edifici per curare barattoli, eccetera, porte barattoli raccolte. Allora, noi dobbiamo... Come vedete abbiamo già preso tre barattoli, appunto cibo di scatola. Dobbiamo prendere del cibo, qui ci sono tutti i rifornimenti e ci arriviamo anche su questo. Ecco, adesso fa automaticamente, lì ci sono risorse, va avanti e va indietro. Questa è una cosa carina perché non ci devi stare tu a farlo costantemente. Ad esempio, come vedete abbiamo abbastanza cibo che dura per 2 giorni per il numero di popolazione che siamo. Signore, le casse sono nel quartier generale, dobbiamo... Pensare a cos'altro cercare. Sarebbe meglio controllare qualche negozio o magazzino. Giustamente. Andiamo. Intanto noi puntiamo sulle strutture vicine. Cavo, parlerà a nome e basta. Stai disturbando. Cerchiamo di adattare gli edifici sociali adeguati in modo da non passare un'altra notte. Ok. Se mi fai parlare, magari spiego io il gioco. Allora, il cibo. Ogni giorno da 400. Una scatola verrà consumata da 4 cittadini. Quindi sono 27. Fai conto, siamo 40. Fatevi i conti. Più o meno siamo lì. Durano all'incirca 12, cioè 15 al. Siamo 40. 4 per 10. Ok, quindi sono 2 giorni e mezzo. 3 quarti, ecco. Queste sono le munizioni. Una cassa di munizioni, ovviamente. Sono 100 proiettili in una cassa. Queste sono le armi sono armi. Benzina, stesso discorso, un po' simile per le munizioni. Queste sono le varie risorse. Queste sono le risorse speciali che sono materiali, ad esempio le medicine oppure materiali di applicazione. Ecco. Poi vabbè, ci sono anche altre cose che poi ci arriviamo senza nessun problema a spiegarvi. Vi spiegherò tutto con calma. Intanto loro stanno esplorando quella struttura. E stiamo prendendo il legno che a noi servirà tantissimo, perché la prima cosa che faremo è prendere un edificio abbastanza grande come rifugio. Ci serve un edificio enorme con una capacità
che possa permettere ai cittadini di vivere. Questi qua invece li useremo per altre cose. Poi ci arriviamo un po' a tutto. Io direi subito di creare un'altra squadra. Me lo anticipo questa cosa. Conviene tantissimo, ragazzi, avere due squadre fin dall'inizio, perché vi danno la possibilità di fare più cose velocemente. Se io faccio, per esempio, sotto ci sono tutti i comandi, vi spiego come faccio. Se io faccio shift tasto destro, mi fa tutte e due automaticamente. Questa è una cosa utile e bella. La cosa, ripeto, che sono lenta, secondo me, sulla raccolta ai cittadini. Sono veramente lenti. Quella è la cosa, secondo me, lì è un po' puzzolente. Per quanto riguarda i soldati, eccetera, invece funziona abbastanza bene. Ma questo lo vedrete con calma, lo capirete con calma. Poi, va bene, poi vi spiego già intanto questo simbolo. Come vedete, questo è un negozio o ristorante. Praticamente qua troverai sempre cibo. E invece, come vedete, qua abbiamo trovato attrezzature, munizioni. Quindi puoi trovare qualsiasi tipo di risorsa in queste qua, appunto, interrogativo. Ci sono edifici speciali come queste che sono... Troverai le taniche di benzina al 100%. Qui invece troverai risorse materiali scientifiche per le ricerche. Ci arriviamo anche a queste. Queste sono le varie ricerche. Sono poche, come vedete. Non hanno chissà che. Sicuramente verranno aggiunte in futuro. Verranno migliorate, eccetera. Pure a livello strutture. Ve le mostro un po', ve lo faccio vedere. Non è che ci sia così tanta roba. Siamo in beta, ragazzi. Quindi probabilmente le cose, se vogliono, le mettono. Per quello che ho giocato, io non ho visto per quasi niente, se posso dirvi, Non è che abbia visto tutta questa roba. Anzi, facciamo così. Andiamo a esplorare questo edificio. E questo lo rendiamo adatto all'edificio. L'edificio dobbiamo adattare come rifugio. Ci ha chiesto un rifugio. E può ospitare 104 persone. Molto forte come edificio. 140 pezzi di legno. Signore, il sole sta calando. Non sappiamo cosa succederà di notte. Possiamo continuare le nostre operazioni di rovistamento al buio, ma sarà molto più pericoloso che aspettare fino all'alba. Continua, andiamo avanti, abbiamo bisogno di quelle risorse. Signore, è troppo pericoloso per i civili, disarmate l'ora del tramonto. I civili, ovviamente, vi dico anche questa cosa, i civili quando si fa buio non fanno più un cazzo. Però secondo me dovrebbero rivedere un po' sta cosa del buio. In estate alle 17 non è vero che alle 17 si fa buio. Secondo me dovrebbero dividerlo che periodi estivi dura fino alle 20, periodi invernali durano fino alle 17 le luci del sole. Non so per come mai abbiano fatto questa scelta. Ripeto, è una beta, si consiglia, se si vuole dare consigli si dà consigli. Le premesse ci sono per il gioco, Allora, intanto loro mandiamoli assolutamente qua. Inutile lasciarli all'esterno. Intanto loro rovistano. Loro rovistano, le truppe le ho mandate, queste qua le mandiamo in difesa, perché poi se ci sono attacchi dobbiamo difendere le varie zone. Poi devi modellare anche l'area, puoi abbattere gli edifici, questa cosa è carina. Io posso decidere di abbattere questo edificio. Demolisci e mi dà le risorse. Quindi smantellare un edificio ti dà delle risorse che ti possono avere, perché ovviamente non sono infinite. Però ti dà la possibilità di sopravvivere prendendo materiali da altre zone. Sicuramente, ripeto, c'è tante premesse su questo gioco, sono molto sicuro. Anche qui per esempio c'è la pietra a terra, tu puoi usare per raccogliere i mattoni, eccetera. Oppure spaccare i pali delle luci e prendere ferro, per dirvi quanto è carina questa funzione. Intanto andiamo avanti. Secondo me l'unico problema che ho notato, dal mio punto di vista, è sulla questione di... Sembra molto lento, però secondo me non è... La velocità sarebbe giusta se le giornate, per esempio, durassero fino alle 20. Cioè la sera dura dalle 20 fino alle 5 del mattino di estate. Poi d'inverno magari un po' accorci le giornate. Così avrebbe tanto senso. Però, ripeto, il gioco è in beta, quindi... Allora, abbiamo individuato un'orda. Signore, abbiamo appena visto un gruppo di infetti. Potrebbero non sapere ancora della nostra presenza. Nascondetevi. Ovviamente proviamo a nasconderci, non farci individuare. Infatti, loro sono in rovistamento...
li lasciamo lì ancora a prendere. Tanto non dovrebbero dare fastidio, non dovrebbero essere notati. Abbiamo trovato anche benzina, utilissima. Utilissima. Abbiamo trovato tanto cibo, quindi per quanto riguarda la quantità di cibo non è per niente male. E niente. Per ora dobbiamo aspettare la notte e assicurarci che non ci vedano. Se non ci vedono, siamo messi bene, vuol dire che loro non conoscono la nostra posizione e non dovremmo subire attacchi a sorpresa durante la notte. Aumenterei un po' la velocità, visto che comunque per ora non sta succedendo nulla. Orda avvistata, eccola lì, vedete? Dobbiamo fare attenzione. Assolutamente tanta attenzione. Però potresti. Ecco, vedete, ci sono questi piccoli problemi che a volte. Speriamo che non ci notano. Rimaniamo nascosti per ora, è inutile andare a prendere altre risorse. Non facciamoci vedere. È importante che la prima notte non ci vedano, non succedano cose pericolose. Dobbiamo fare tantissima attenzione. Poi alcune strade, ripeto, sono un po' storte, non sono fatte benissimo. Come vedete, guardate, si sono nascosti perché si è fatto giorno. Allora, le mosse sono tipo stile io sono leggenda, ok? Quindi non li vediamo spesso così. Intanto mandiamo i soldatini a prendere le risorse. Vedete, si sono nascosti questi figli di. Ecco, avete capito, di buona donna. Finché è giorno non causeranno problemi. Però effettivamente potremmo anche attaccarli noi, eliminare il Lord dall'interno. Sono sette. Effettivamente, secondo me ci conviene. Raccolte queste risorse, mandiamo una squadra a eliminare, a fare pulizia. Guardate quanti zombie nelle zone ci sono. Questo è un po' pericoloso. Trasmissione. Questa notte è stata facile, ma ci saranno sicuramente parecchi infetti da queste parti. Dovremmo costruire delle difese prima che cali la notte. Perfetto, ovviamente ti consiglio di costruire delle difese che sono fondamentali in questo gioco. Mettiamo le risorse e andiamo prima a pulire questo palazzo, forse. Ah no, meglio questo, che sono. Però qua sono feriti. Hanno poca vita, forse è meglio eliminare quelli. Qui abbiamo l'edificio pronto per essere costruito. Ora si stanno concentrando sul raccogliere risorse. E infatti. Ah no, costruttori 10, ok, stanno iniziando. Va bene. Per questo lato vedo che abbastanza l'automaticità non funziona proprio male, funziona abbastanza bene, non perfettamente, ma abbastanza bene. L'unica cosa mi dispiace è che effettivamente non c'è un modo di aumentare la popolazione senza trovare altri sopravvissuti. Effettivamente, comunque, chi dice che non si possono avere figli anche in un'apocalisse? Oh, c'è un veicolo. Sì, abbiamo appena trovato un'auto, sembra recuperabile. Proviamo a farla funzionare. Ok, abbiamo trovato un veicolo molto utile. E qua dobbiamo fare pulizia. Ecco. Abbiamo fatto un po' di pulizia, ragazzi. Capo, abbiamo notato un fumo da provenire da un edificio. Penso che potrebbero esserci delle persone là dentro. Suggerisco di andare a controllare. Ok, dobbiamo andare a controllare il fumo. Adesso recuperiamo proprio la macchina e andiamo col veicolo se funziona. Sperando di sì. Andiamo al veicolo. Oh, funziona, perfetto. Andiamo a recuperare queste persone. Beh, giustamente, lui dice mi è mancato tempo a guidare. Vediamo, vediamo. Intanto mandiamo loro. Vedete, alla fine in sé il gioco mi sembra abbastanza funzionante. Poi vediamo. Magari potevano fare un po' di meglio anche sulla questione strutture. Potevano un po' impegnarsi di più. Ma va bene, ci sta, dai. Andiamo a vedere qua. È qua dentro, giusto? Capo, abbiamo trovato dei sopravvissuti. Hanno vissuto in condizioni terribili negli ultimi anni. Potremmo portarli alla nave se ce la faremo. Accetto, ovvio.
Assolutamente, adesso ci servono sopravvissuti. Ah, visto che abbiamo rovistato un po' ovunque, io direi di andare qua a rovistare. Questa qua è un'orda abbastanza grandicella. Ah, sono 7 in realtà, non sono manco così tanti. Potremmo mandare una squadra. Tanto qua le ricerche continuano bene. Ci serve tanto legno, ragazzi, per costruire il rifugio. Potremmo però costruire anche una torre. Io direi effettivamente di iniziare a fare un po' di torri. Ci conviene tipo un'area che protegge il quartier generale bene. Anche se strutture me le vorrei tenere, quindi facciamo tipo qua. Perfetto. Così iniziamo a costruire, a portare avanti le missioni. Loro hanno trovato solo questo e mandiamo sta squadra a eliminare i zombie qui all'interno. Aver trovato altri sopravvissuti è molto utile, sono 5, 5, ok, mica male. Per la ricerca abbiamo bisogno dei materiali, quindi punteremo anche a quello. Intanto andiamo a ripulire la casa. E il prossimo la prossima giornata manderemo dei uomini a prendere un po' di libricini qui in quest'area dove l'abbiamo individuato. Ecco qua, qua ci sono le scuole. Qua c'è anche un'altra scuola. Abbiamo l'auto, ne approfittiamo visto che possiamo spostarci più lontani adesso. Qua stanno costruendo, perfetto. Vanno a prendere materiali. Vedete, questa cosa non mi piace. Perché prendere due materiali, metterli, poi andare e portare altro? Cioè, prima... Fortunatamente c'è il sole, quindi non, i mostri non tendono a non attaccarci. E questo è positivo. Insediamo questa casetta piccolina. Poi automaticamente prendono le munizioni, si ricaricano le armi. Ovvio, un po' più automatica questa cosa, fortunatamente. Tanto stanno comunque continuando. Abbiamo recuperato un po' di risorse. E portiamole a casa, che sta per farsi notte. Legno esaurito. Come fa a essere esaurito il legno? Scusami. Guardate come riempiono la macchina. Vedete, questa cosa è molto... è tutto automatico, ovviamente. Ora svuotano loro, ci pensano loro a portare tutte le risorse all'interno. Questo non è per niente male. Questa cosa non è per niente male. L'edificio sta venendo costruito. Questa cosa, per esempio, già sono passati 2 giorni. L'edificio 40 di legno su 140. E questo, secondo me... attualmente il problema del gioco. Sono sincero, troppo lento nel costruire gli edifici. Ok, la raccolta magari va bene, ci sta, alla fine non è così lento lento, però dobbiamo andare a difendere l'edificio prima che ce lo scassano. Poi fanno veramente troppi danni, secondo me. Signore, quasi notte, vediamo. Lo so, gli infetti rompono i coglioni. Preparate. Ci hanno individuato adesso. Dobbiamo attirare i zombie qua. Non ci abbiamo questi materiali, eh no. Vabbè, è inutile adesso aggiustare un edificio così. Ripeto, secondo me questo è l'unico problema del gioco. Le giornate un po' storte di estate, alle 5 di sicuro non fa notte. C'è da dire questo. Ci sono tante cose. Effettivamente usiamo gli edifici che non sono la nostra base per bloccare i zombie. Ok, siamo abbastanza difesi. Ecco perché vi ho detto 2 squadre sono comode. Perché comunque vi danno la possibilità. Sono feriti, ovviamente recuperano la salute. Livello esperto. Ah, sono già un po' livellati i personaggi. Questi sono principianti, vedete?
In base al livello ti dà anche probabilità di colpire minima 20%, ti migliora la mira delle truppe, eccetera. Questa è una cosa molto molto bella. Beh, comunque, alla fine in sé è tanta roba. Con gli aggiornamenti se li fanno, sicuramente miglioreranno. Ecco, arrivano altri zombie. Speravo di no. Mettiamoci in questa casa. Non voglio far danneggiare ancora la nostra base principale. Bravi ragazzi. Ho trovato che questi sono i zombie deboli, quindi. Perfetto, perfetto. Penso che adesso non dovrebbero dare fastidio ad altri zombie. Si spera. Così intanto continuiamo le nostre ricerche. Dove? Ancora ste orde, oh mamma mia. Niente risorse qui. Vuoto l'edificio. Poi ovviamente edifici piccoli, trovi meno roba. Per esempio queste non c'era niente proprio. Vuoto totalmente. Edifici più grossi ovviamente trovi anche di meglio, insomma, in modo tranquillo. Ah, forse quest'orda però ci conviene eliminarla. È piccolina. Essendo piccolina, non vogliamo che entrino nelle case e darci problemi. Finché sono così, le eliminiamo subito. Allora, io gli farei fare questa ronda a loro. Guarda l'orda come si voleva nascondere. Allora, abbiamo detto, le andiamo a mandare a prendere un po' di risorse fondamentali qua. Svuotiamo la scuola così sviluppiamo un po' la tecnologia. Abbiamo appena trovato un fucile d'assalto. Verrà utile contro le grandi orde. Non sprechiamo troppe munizioni. Ah, abbiamo trovato un'arma grossa. Perfetto, perfetto. Abbiamo trovato un'arma grossa. Veramente grossa, grossa. Facciamo fare tutti questi edifici a loro, facciamo prendere più libri possibili. Così facciamo in modo che recuperano più risorse velocemente. Dobbiamo muoverci, dobbiamo essere veloci, ragazzi. Veramente veloci. Qua hanno quasi finito la struttura. Ok. Vedete quanto è figa sta roba che fa. Automaticamente. Per questo dico, hai pro e contro il gioco in sé. C'hanno delle cose che funzionano molto bene, alcune cose che magari funzionano un po' così così. Però ripeto, è un gioco nuovo, è inutile sparare merda subito. Aspettiamo con calma e andiamo. Io non parlo né positivo né modo negativo del gioco. Vediamo, aspettiamo. Se loro gli aggiornamenti li fanno, li seguono, fanno le cose bene, non è assolutamente un problema. Questo c'è assolutamente da dire per questo gioco, ma in generale in sé. Se poi un prodotto non funziona totalmente, è ovvio che lì magari ti incassi e dici, ma scusami, mi fai pagare 20 euro, alla fine il gioco in sé costa 22,50. Non è manco così tanto costosissimo. Ripeto, il più grande problema è la lentezza, cioè un terzo giorno, questo edificio dovrebbe essere già completo, dal mio punto di vista. Magari è troppo grande, forse è troppo grande per riadattarlo subito, forse è anche vero. Ho preteso io troppo già un edificio enorme che dà tanti slot per i rifugiati. Effettivamente nulla da dire su questo punto di vista. Intanto loro cercano, ragazzi. Cercano, cercano, cercano di portarci più risorse possibili. Il loro lavoro lo fanno bene, spero. Trasmissione.
A tutti i sopravvissuti, l'infezione sta regredendo. Cercate altre ricostruite. Quizzly Key regredisce. Come regredisce? Cosa intendi con regredire? A tutti i sopravvissuti, l'infezione sta regredendo. Gli altri... Chi? Chi c'è? A tutti l'infezione sta regredendo. Cambia canale, proviamo. Ah, ma è la stessa trasmissione che abbiamo. Ma è ancora più debole, i nostri occhi non sono abbastanza potenti per la comunicazione. Ok, ci chiede sicuramente di costruire qualcosa per potenza. Infatti, vi riesco a trovare libri tecnici, cosa che già stiamo facendo. Già stiamo facendo tranquillamente. Tanto loro ho detto esplorare gli edifici, poi le risorse le prendiamo con calma. Allora, la torre qui è pronta. Abbiamo armi. Penso che le stena sia, infatti, stanno portando le armi nella struttura. Possiamo usare addirittura l'arco. Mica male. No, metti le pistole. Quella abbiamo. Metti una pistola. Forse per le torrette mettere le pistole sarebbe la cosa migliore. Dai, veloci, veloci, ragazzi. Che sennò si fa buio. Anzi, è quasi buio. L'edificio ovviamente è grosso, guardate però quante risorse, ci mette più tempo, ma ci sta. In questo caso ci sta, sta rovistando un edificio due volte, tre volte, quattro volte più grande di quelli piccoli. È ovvio che ci vuole più tempo, ma te ritrova ovviamente più risorse. Fin qui, alla fine, ci può stare tantissimo. Di notte comunque loro possono andare, quindi non è un problema. Anche se in realtà ci conviene sempre difendere le città. Si sta per fare buio, effettivamente... È meglio muoverci. Facciamo presto, ragazzoni. A voi. Qua voi fate presto. Loro hanno quasi finito. Mia, cioè, un po' di risorse ci sono. Abbiamo il cibo, ce l'abbiamo ancora. Fortunatamente abbiamo anche il magazzino, barra, ristorante, quello che sia, nelle vicinanze. Loro hanno l'auto, quindi non è un problema se si fa buio prima del tempo. Non vedo nessun problema su questo discorso. Stop working. Stop working, si sta facendo a buio, ragazzi, veloce. Dai, mancate voi. Aspetta, metto pausa, va a finire che sennò me li ammazzano. Vai di loro, portano le risorse a casa, poi fanno il giro come dovrebbero farlo. Allora, ragazzi, ha fatto il salvataggio automatico. Io direi di fermarci qui. Non c'è bisogno di salvare, ha fatto lui. Sì, 12:12, mi trovo con l'orario. Ci vediamo nel prossimo episodio. Fatemi sapere se sto gioco vi piace, vi interessa. Cosa ne pensate del fatto che comunque abbia piccoli problemi? Beh, piccoli no, è abbastanza evidente su quanto riguarda costruzione, la velocità, eccetera. Il fatto che comunque non sia, le giornate non sia fatto in modo realistico e tutte queste cose in generale. Come avete visto, alla fine è bello, ci sono missioni, ti spiega... Ti fa vedere un sacco di cose carine. E ambientato tipo stile Io sono leggenda. Se ci avete fatto caso è palesemente quello. Che dire? Oltre questo non c'è nulla da dire. Finché non usciranno aggiornamenti non sappiamo nulla. Se usciranno lo aggiorniamo il gioco, sperando che non rompa il salvataggio e che possiamo continuare questa partita tranquillamente. In caso vedremo. Grazie a tutti per essere stati qui con me in questo episodio. Ci vediamo al prossimo. Lasciate un like, lasciate un follow e lasciate un commento di quello che sapete, fatemi sapere qualcosa, insomma. Ciao, ragazzi.